Mobile World Congress di Barcellona, troviamo un altro marchio che sappiamo in Italia essere molto forte, sta riscuotendo grandissimo successo, è il numero 4 tra i vendors nel nostro paese e con i prodotti precedenti è riuscita a raccogliere davvero grandi consensi, anche grazie alla combinazione tra buona qualità e un prezzo tutto sommato contenuto. Wico adesso fa un passo in avanti con il nuovo prodotto che si chiama WIM, che è stato presentato nella giornata di ieri e che ha una caratteristica particolare, quella cioè che sta dietro, quella della doppia fotocamera. È una soluzione molto simile a quella adottata da Huawei nel suo P9 e nel suo P10, ovvero un sensore per le immagini in bianco e nero e un altro invece per le immagini a colori. E non solo, perché un'altra delle caratteristiche del nuovo Wico WIM è quella di riprendere video in 4K con l'auto zoom. Ecco, questo è un dettaglio che non ho ancora capito benissimo come funzioni, sono curioso di provarlo in prima persona per vedere esattamente quali siano le caratteristiche. Altro elemento importante di pregio per il nuovo prodotto di Wico è il fatto di avere un display da 5,5 pollici AMOLED, quindi sappiamo con una definizione dei colori molto elevata e soprattutto con dei neri bellissimi. Per chi usa contenuti multimediali, AMOLED fa sempre la differenza. Il processore è uno Snapdragon, un Qualcomm, quindi lo Snapdragon 626, un octa-core a 64 bit che promette performance molto interessanti. Diciamo che l'unico punto di debolezza che io vedo in questo telefono, o forse qualcosa che insomma un po' mi dispiace vedere, è il fatto che abbia ancora a bordo Android 6.0. Insomma, siamo in un periodo dell'anno molto lontano dal lancio di Android 7, tutti i telefoni di nuova concezione, di nuova distribuzione, probabilmente dovrebbero già avere quella versione del software. A proposito di caratteristiche tecniche, però, non dobbiamo dimenticare anche la disponibilità di 4 GB di RAM, di 64 GB di memoria interna, la presenza di una batteria da 3200 mAh con il Quick Charge, quindi con la ricarica veloce. Nei prossimi giorni, quando arriverà in Italia, avremo modo di incontrarlo in modo più approfondito per conoscere tutte le caratteristiche e soprattutto per vedere come si comporta poi nella prova sul campo. Da Barcellona è tutto.